una delle scoperte, diciamo, più importanti. Qua ci sono altre linee, potete vedere sia nella parte sinistra che nella parte vedete, ad ogni angolo vedete contare originale, con la decorazione in una maschera di teatro. Di fronte a noi una delle 8 porte di Pompei, con la necropoli, si chiama Porta Nocera. Tutte le porte indicavano le posizioni geografiche, quindi c'era Porta di Sarno, Porta di Nola, Porta Nocera, Porta di Stato, Porta Ercolano e Porta di Sibo, a seconda delle differenti orientamenti. A Porta Nolana a Napoli, a Porta fidanzata Raffaele. Ah, non gli fa ricordare queste cose però, se no perdiamo pure a Raffaele. Dove sta la libreria alta, non si può creare all'altro. Bravo. Ma questa è una scossa. È vero, no? Mi indivina. Ormai mo lo sanno tutti. Come vedete, le strade secondarie erano un po' diverse, erano più piccole, la pavimentazione era tutta in coccio adesso, non c'erano i carri. Vi faccio vedere per una curiosità dopo un po' più avanti. Andrea, ma sei tutto? Campo via da Fawit. Allora, vi ho detto prima, tutte le strade erano completamente dipinte nella parte esterna. La parte inferiore era colorata in rosso, la parte superiore era dipinta con intonaco bianco. L'intonaco bianco non rimaneva bianco, c'erano delle persone incaricate, si chiamavano gli scrittores, che scrivevano proprio tutte queste cose sulla parte bianca. Che cos'era? Si tratta di iscrizioni elettorali. Le iscrizioni elettorali a che cosa servivano? Se io sono il proprietario di questa abitazione, voglio diciamo pubblicizzare la candidatura di Andrea, per esempio, scrivo... Raffaele pure ce lo vedo bene, tutti e due insieme, potete fare uno di fronte all'altro. Grazie la colpa. No, solo io niente. Allora, lui è proprio for president direttamente. Cioè, poi diciamo che indicavano proprio in questa iscrizione il nome di Andrea o di Raffaele e gli scrivevano: questa persona è candidabile, nel senso ha una sua reputazione che gli permette di essere candidato, allora, nel senso non ha mai ucciso nessuno, non è corrotto, non ha problemi. Per esempio Enza passa di fronte a questa abitazione e dice: ah, però il mio amico, che è il proprietario della casa, vota per Andrea, vota per Raffaele, siccome io lo considero una persona valida, voterò anche io per lui. Si tratta di una catena tipo quella dei social media, cioè c'è una persona in mezzo conosciuta da entrambi e quindi poi si passa parola per tutta la città. Tipo gruppo WhatsApp. Ossia dei carichi pendenti passare da dentro. Dei carichi pendenti, c'erano anche quelli che ce l'avevano, l'importante è che tu facevi in modo di nascondere questi carichi e di avere dei supporter, soltanto che delle volte, siccome questi supporter venivano pagati, delle volte le iscrizioni venivano fatte anche con dei commenti di persone che non avevano proprio una morale ineccepibile e quindi loro erano costretti a cancellarli, nel senso che ci sono stati per esempio Giulio Polibio, era uno dei candidati eccellenti, era il banchiere di Pompei, riceve praticamente un supporto da una delle sue donne preferite e ovviamente vota per lui per una questione di interesse economico, però la moralità di questa donna non era proprio delle migliori e quindi lui decide di farla rimuovere rapidamente. Dicevo. Scusa, e queste? Questa è stata aggiunta dopo per evitare che la gente e abbiamo anche altre fortunatamente ricoperte dalle teche. E questo però è stato veramente e ancora poco perché.